Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. In questo video vedremo come disegnare la coccinella, partendo da un'immagine in bianco e nero e arrivando poi a questo risultato in vettoriale. Vediamo subito come fare passo per passo. Iniziamo andando su File, Nuovo documento. Qui su Metodo Colore scegliamo se per la stampa oppure per il video. Come dimensione mettiamo, faccio un quadrato, quindi utilizzo 21x21. Andiamo di nuovo su File, Inserisci e andiamo a prendere l'immagine che ci farà da guida. Inseriamo l'immagine. Se volete lo centrate alla pagina e lo ingrandite un po'. È indifferente questa cosa. Adesso andiamo sulla finestra della trasparenza. Nel caso non ce l'aveste, andate su Finestra e trovate la trasparenza, lo attivate qui. Qui mettiamo almeno un 50%, che così lo vediamo, però non ci dà fastidio. Andiamo su Oggetto, blocca selezione, così anche se clicchiamo sopra non si muove. Torniamo su Visualizza, righelli, mostra righelli. Prendiamo un righello verticale. Lo posizioniamo al centro e premiamo Ctrl 2 oppure Command 2, che significa blocca, come abbiamo fatto oggetto, blocca selezione. Quindi anche la guida non si muove. Ora, con lo strumento penna, andremo a disegnare il tutto. Iniziamo magari dalle zampe. Cercate di dare la forma, seguite. Allora vi metto anche il contorno così lo vedete. E cercate di crearlo spezzettato in questo modo, cioè non di non continuare la parte nera come continuava qui. Qui andiamo a disegnare anche la parte. Disattivo un attimo anche le guide sensibili. E poi la parte finale. Fatto questo, cerchiamo di fare, vedete che in mezzo c'è una specie di sfumatura, cerchiamo di fare queste sfumature. Potete utilizzare lo strumento ellisse, anche perché dopo per fare la sfumatura utilizziamo proprio una sfumatura radiale, quindi ci aiuterà molto. Qui, e tenendo premuto Alt, possiamo duplicarla, ruotarla e metterla qui. Ok, riduco un po' la traccia, quindi andiamo su traccia e mettiamo 0,25. Siccome vorrei fare una sfumatura anche qui, su questa parte di collegamento, qui lo disegno invece di farlo direttamente con l'ellisse. Gli do una forma diversa. Selezioniamo questi qua che saranno la parte chiara, diciamo, quindi vediamo il bianco. Lo mettiamo come pieno, lo stesso andiamo sugli altri tracciati e mettiamo il pieno, quindi andiamo su frecciolina che inverte. Ok, possiamo iniziare da questo, andiamo su sfumatura, sul pieno e attiviamo la sfumatura. Mettiamo su entrambi il colore bianco, su una parte mettiamo 0%, sull'altra parte potremmo mettere un 70%. Tipo radiale, vedete che parte dal nero e finisce sul bianco, vogliamo il contrario, quindi invertiamo sfumatura.
Prendiamo lo strumento della sfumatura della palette, ruotiamo in modo che sia in questa direzione e schiacciamo. Ecco fatto. Così con pochi poligoni, non poligoni perché sono abituato a parlare di cinema 4D, con pochi tracciati possiamo vedere il risultato, diciamo, ottenuto, sfumato, perché potevamo utilizzare anche la sfumatura trama, che è questa, però che non mi piace tanto perché pesa molto anche il file, dopo bisogna sistemarlo tutto. Quindi torno indietro e per questo preferisco utilizzare proprio delle tracce belle e pulite, come in questo caso l'ellisse che fa da sfumatura. Ora, se volete, cliccate su questo, con I prendete lo strumento contagocce e lo applicate con l'altro, altrimenti prendete direttamente il tracciato e lo sistemate. Anche in questo caso ruotiamo, scaliamo e schiacciamo. Se vedete che questo ha un'intensità molto alta, potete o abbassare qui, quindi dal 70 passare a 40, altrimenti togliete proprio trasparenza. Ora andiamo sul collegamento, magari qui mettiamo una specie di marrone e qui mettiamo in primo piano questi due elementi. Li selezioniamo entrambi tenendo premuto maiuscolo, tasto destro del mouse, ordina, porta in primo piano. Selezioniamo questo, andiamo su sfumatura e clicchiamo sulla sfumatura precedente. Qui facciamo lineare, aumentiamo un po' magari quello del 40%, lo portiamo a 70% e facciamo una sfumatura che parte da questa parte e finisce di qua, in questo modo. Se volete potete dare una sfumatura anche alla parte beige, quindi trasciniamo le parti beige e anche una parte marrone. Aumentiamo le percentuali al 100%. E in questo modo abbiamo fatto la zampa. Selezioniamo tutto. Tasto destro del mouse, raggruppa. Ci spostiamo su. Riduciamo in questo modo. Andiamo sull'ultima. Ecco doppio clic per entrare sotto livello e ruotiamo. Tasto destro del mouse, trasforma, riflessione, 90 gradi verticale. Mettiamo qui e riduciamo. Ecco qua, abbiamo finito per la parte della zampe. Andiamo a fare le antenne. Stesso modo. Per la sfumatura creiamo una specie di goccia al contrario. Possiamo campionare sempre questo qui, premendo I e poi copiarlo. Andiamo su trasparenza e abbassiamo la trasparenza in questo modo. Andiamo a creare questo angolo qui, che non so cosa sia. Campioniamo il nero. Ricordatevi sempre la I che serve per il contagocce. E ora passiamo alla testina. È importante iniziare
sulla parte centrale. Allora andiamo su Visualizza, Guide, Guide sensibili, che così vedete che su per ogni punto ci indica ancoraggio e tutto. Quindi se andiamo qui vedete che si attiva la scritta guida, probabilmente è troppo piccola, non riuscite a vederlo bene. Così quando clicchiamo sappiamo che stiamo lavorando proprio sulla guida. Segue una precisione. Metto un contorno, la traccia e quindi andiamo a disegnare il tutto. Possiamo anche arrivare direttamente. Ok, fatto questo andiamo a fare anche questa parte bianca. Qui andiamo pure fuori e adesso andiamo su finestra e attiviamo la finestra di elaborazione tracciati. Questo è importante perché possiamo copiare il tracciato sotto. Andiamo su modifica, copia e fare modifica. Incolla sopra, significa incolla nella stessa posizione. Vediamo che c'è scritto Command F. Ricordatevi anche questo passaggio perché non lo ripeto ogni volta che lo faccio. Quindi adesso abbiamo doppia traccia uguale perché incolla nella stessa posizione. Tenendo premuto maiuscolo, prendiamo anche l'oggetto sotto. Su elaborazione tracciati, andiamo su Interseca e ci prende la traccia. Quello che è in mezzo tra i due. Ecco, e resta questo pulito. Anche qui possiamo mettere la parte nera e qui la parte bianca. Dopo andremo a sistemare le sfumature e il resto. Già da adesso, se volete, potete selezionare questi elementi e raggrupparli con Command G. O tasto destro raggruppa. Se eventualmente vedete qualche punto che non va bene, tipo qui, invece di utilizzare la freccia nera, prendiamo la freccia bianca premendo A, oppure andando a prendere la freccia e trasciniamola qua sotto. Così è bello tagliato. Andiamo a sistemare qui sulla linea. E adesso iniziamo a disegnare la parte qui sotto. In questo modo. Potete invertire la traccia. Disegniamo questa specie di bagliore. Copiamo questa traccia, facciamo copia. Con Ctrl-C o Command-C, poi Command-F per incollare. Selezioniamo entrambi tenendo premuto maiuscolo e facciamo scomponi in questo modo. Lo stesso facciamo per la parte bianca. Ok. Command-F, tanto ce l'abbiamo in memoria, e poi facciamo di nuovo lo stesso lavoro. Questo sarà il bianco, questa sarà la sfumatura e questa sarà la parte nera. Ogni volta non capisco perché hanno cambiato questo sistema che quando metto una traccia si sposta. Comunque potete risistemarlo. Qui sul bianco magari non lo lasciamo del tutto bianco, andiamo su sfumatura e mettiamoli da una parte bianca. E dall'altra parte magari un grigio, in modo che si veda un po' sfumato. Nella parte invece della sfumatura qui, cercate di capire da che parte arriva la sfumatura e lo sistemate, magari lasciatelo che si veda solo un po' in questo modo. Facciamo lo stesso per questo, mettiamo questa tonalità. Selezioniamo tutta questa parte, tasto destro del mouse facciamo raggruppa, facciamo copia e incolla nella stessa posizione.
Tasto destro del mouse, trasforma, riflessione. Lo riflettiamo dall'altra parte. Aumentiamo un po' l'intensità, così, e poi andiamo su trasparenza e mettiamo 50%, anche meno. In questo modo. Ora passiamo sulla parte finale, possiamo iniziare sempre dal centro, scendiamo giù fino in fondo, clicchiamo qui, e andiamo a dargli la forma. In questo modo. Metto una traccia così lo possiamo vedere. Se per caso abbiamo disegnato male, andiamo a sistemarlo. Ecco fatto. Disegniamo le parti nere. Una volta disegnato questi, possiamo convertirli da traccia in riempimento, che così possiamo dare il colore rosso a questo. Andiamo a centrarli bene qui perché, come ho detto, non ho capito perché nella versione nuova, quando metto una traccia, mi sposta, mi sfalsa la riga. Qui sistemato, magari voi non avete neanche bisogno di sistemarlo. Ora disegno una parte, diciamo una specie di riflessione o bagliore se volete chiamarlo, che verrà su questa parte qui. Quindi andiamo a col contagocce a copiare la parte qua sopra. Strumento sfumatura, attiviamo il riempimento e proviamo a farla così. Potete abbassare leggermente la trasparenza. E andiamo a dare una sfumatura anche alla parte rossa. Portiamo qui al rosso intenso in RGB. Andiamo su sfumatura. Trasciniamo il rosso in entrambe le parti. Mettiamo entrambe le parti al 100% e su una delle due parti scuriamo. Se per caso è la parte contraria, basta invertirlo. Ora qui in mezzo vedete che c'è anche un bagliore bianco, quindi andiamo anche noi a disegnarlo. Fino a qui e lo mettiamo in bianco. Possiamo copiare questo e magari lasciarlo anche come sta così perché mi piace. Al massimo possiamo abbassare la trasparenza. Ecco fatto, in modo che si veda, ma non si veda tanto. Adesso ci resta da fare solo la parte finale, che c'era una linea nera in mezzo che divide le ali. Partiamo da lì, andiamo fino in fondo e chiudiamo qui. A questo gli applichiamo il nero pieno.
E dovremmo esserci. Selezioniamo tutta la parte qua sotto, possiamo fare raggruppa. Command C, Command F, copia e incolla. Trasforma, riflessione 90 gradi. Verticale. Andiamo a posizionarlo bene. Ora andiamo su oggetto, sblocca tutto. Possiamo eliminare la guida centrale. E se vogliamo possiamo spostare l'immagine di riferimento. Vediamo il risultato della nostra coccinella. Allora, per non fare riflessioni in entrambi i lati, perché sembra si capisce che è tutto specchiato, possiamo togliere da un lato e questo invertire magari anche la sfumatura, vediamo se sta bene. Non mi piace più di tanto, posso lasciarlo come stava prima, ma andiamo a mettere un'altra riflessione qui. Ok, con la freccia bianca andiamo a schiacciare da una parte, con la freccia nera a tirarla su. Mettiamola qui, col contagocce. Attenzione a non sovrapporre i due bagliori, diciamo. E andiamo a farci in questo modo. Può essere che possiate metterla anche qua sotto, a seconda, vedete voi come renderla più realistica. Qui mi sembra troppo intenso, quindi andrei ad abbassare che si veda giusto un po'. Ecco qui la nostra coccinella finita. La stessa sfumatura di questa qui possiamo metterla magari anche qui. Ruotarla un po' e vedere che risultati ci dà. Abbiamo finito la nostra coccinella che possiamo utilizzarlo come vogliamo in vettoriale. Ingrandirlo quanto vogliamo, tanto la qualità resta e basta. Anche questo video è finito, grazie, ciao, alla prossima.